Oltre 2.000 spettatori alla Sparkasse Arena di Bolzano per la prima semifinale della seconda edizione del Südtirol Summer Classic. Bolzano contro Ambrì. Bolzano subito pericoloso con Dominik Kalberga che va subito a mettere pressione a Konz, il portiere dell'Ambrì, su un'uscita di zona sbagliata da parte degli svizzeri. Kalberga però non riesce a incidere. Soddisfatto coach Hellon dell'atteggiamento dei suoi, però è l'Ambrì a rendersi più pericoloso con questa conclusione di Pestoni, la bella parata da parte di Sam Harvey che sale subito in cattedra. Coach Luca Cereda osserva i suoi continuare a creare più occasioni come questa conclusione di McMillan che si stampa in pieno sul palo. Nutrita rappresentanza dei tifosi svizzeri alla Sparkasse Arena, Bolzano ancora pericoloso con questa conclusione di Kaslatter, rebound concesso da Konz, poi Frigo con il back, ancora Konz e poi mantenuto alto sopra la traversa, bella occasione per i Foxes. Nuovamente i leventinesi, lancio di 40-50 metri per Kneubühler, bellissima la parata con la pinza da parte di Sam Harvey che si oppone all'attaccante svizzero. Ambrì che riesce comunque a passare in vantaggio al minuto 9:55, botta al volo di Pestoni, deviazione vincente davanti alla porta di André Heim e gli svizzeri sono in vantaggio. Bello il tiro al volo dell'88, deviazione di André Heim con la casacca numero 44 davanti alla porta di Sam Harvey. Il Bolzano però non sta a guardare, intercetta questo disco con Da Luisen, parte in contropiede, Pack aperto sulla destra per Gatley, si propone per vie centrali, Scott Valentine che centra la rete dell'1-1 ed è il primo gol casalingo stagionale per i Foxes. Incursione centrale da attaccante puro, quasi quella del terzino Scott Valentine, che pareggia i conti beffando Konz che riesce soltanto a toccare. Festa in tribuna per il pubblico del Palaonda, si chiude sull'1-1 quindi il primo tempo. Ambrì pericoloso in apertura di periodo centrale con Pestoni che manca l'attimo per il tiro, poi scarica su Heed che viene fermato da Sam Harvey. Qua Pestoni non riesce a concludere di prima intenzione, riesce comunque a servire Heed che viene fermato in qualche modo da Harvey. Volano gli stracci poco dopo tra Forler e Mike Almo con il canadese che rifila una serie di destri al difensore svizzero. Entrambi vengono mandati anzitempo sotto la doccia. Bolzano in inferiorità numerica riesce a trovare la rete del vantaggio con Luca Frigo che approfitta di un'esitazione di Konz che non può toccare il disco fuori dal trapezio dietro la porta. Frigo ne approfitta, la gira e insacca in wraparound. Luca Frigo, mister penalty kill, va a segnare un importantissimo gol del 2-1 per i Foxes. Rivediamo ancora la giocata di Luca Frigo che va a prendersi il puck al di fuori del trapezio di competenza del portiere. Ancora meglio qui vediamo l'impossibilità di Konz di toccare questo disco e ne approfitta l'attaccante del Bolzano. Nel terzo tempo si fa male Sam Harvey, un piccolo risentimento muscolare per lui, tocca quindi a Andy Bernard che è costretto a entrare negli ultimi minuti di gioco da freddo. L'Ambrì attacca con il sesto uomo di movimento e centra questo gol, il gol del pareggio a 1:19 dal termine con Philip Klapik che riesce a beffare sotto i gambali l'estremo difensore del Bolzano. È 2-2 alla Sparkasse Arena, si va quindi ai tiri di rigore, sono ben 12 quelli tirati, una serie lunghissima che termina però con questo penalty shot, è quello di Daniel Mantenuto che beffa tra i gambali Konz ed è il Bolzano a volare nella finale del Südtirol Summer Classic presented by Sparkasse domenica alle ore 18:30, la finale.